Ciao a tutti ragazzi, qui come sempre Desk vi parla e questo ragazzi sarà un video veramente rapidissimo, una sorta di premessa sulle guide che farò nei prossimi giorni. Infatti ho deciso di concentrarmi un po' sulle Arcwing, visto che adesso servono obbligatoriamente per un boss e per un raid, quindi mi sembra giusto adesso prenderle in seria considerazione, perché che vi piacciono o no, comunque vanno utilizzate, quindi tanto vale sapere un attimino cosa fanno le varie armi, le varie Arcwing e tutto il resto. Quindi adesso cosa vi volevo dire? Vi volevo dire, farvi vedere più che altro cosa ho e cosa non ho, quindi cosa devo fare, cosa devo expare e cosa ho già pronto da potervi recensire. Siccome questo video sarà molto breve, il giorno in cui lo vedrete probabilmente metterò già anche una guida su una prima arma, una prima Arcwing, per cui non preoccupatevi e non ci sarà insomma solo questo video il giorno in cui lo vedrete online. Dunque, iniziamo dalle Arcwing e vediamo che cos'ho. Chiaramente ho l'odonata maxata, ho la Itzhal portata al 30, me l'avete già vista utilizzare, l'odonata Prime la sto expando, probabilmente farò un video unico per odonata e odonata Prime, ma non lo so ancora, poi valuterò. Comunque la sto expando, non mi ci vorrà ancora tantissimo, spero. Per la Elytron il discorso è un po' più lungo, perché è un po' più tosta da droppare, però per fortuna adesso è un po' più semplice, nel senso che hanno ridimensionato un attimino la difficoltà di certe missioni e soprattutto si crasha meno, o meglio finora, incrociamo le dita, speriamo che vada avanti così, non sono più crashato, per cui penso di riuscire poi con un po' di calma e di pazienza a riuscire a mettere le mani su questa Arcwing. Speriamo, perché mi piacerebbe davvero molto provarla, al di là poi di recensirla anche. Comunque per Itzhal odonata e odonata Prime, giusto un attimino per expare la Prime e poi ci sono. Vediamo invece le armi. Per le armi vediamo cos'ho. Allora, Dual Decurion, mi ero fatto un mazzo così per dropparle perché mi ispiravano. In realtà non sono poi questo granché, ma sono divertenti da usare, questo già mi basta. Il Grattler me l'avete già visto utilizzare, ho già fatto una guida, vedrò se rifarne un'altra o meno. Ho fatto la guida del Grattler nel video in cui vi spiegavo come affrontare il Jordas Golem. Poi ho chiaramente l'Imperator che arriva in automatico quando fate l'odonata, però non l'ho neanche catalizzato perché poco dopo ho preso l'Imperator Vandal, che tra l'altro è ancora ottenibile perché l'hanno regalato con un evento, insomma come tutte le armi particolari, questa Vandal l'hanno regalata in un evento di Eyes of Blight, mi pare si chiamasse. E fatto sta che è ancora ottenibile, seppur raramente, quando ci sono quelle missioni di sabotaggio delle Fomorian che vanno ad attaccare i nostri relay, cioè le stazioni orbitanti dei Tenno. C'è la possibilità durante quelle missioni di droppare i componenti dell'Imperator Vandal, almeno così ho letto sulla wiki, però onestamente non ne ho una testimonianza diretta perché io non l'ho droppato così. Poi abbiamo il Fedra, quello che hanno chiamato la sorella maggiore del Soma, che in realtà poi non ha poi tutti questi punti in comune col Soma secondo me. Comunque come vedete l'ho praticamente portata al 30, quindi arriverà anche questa prossimamente. La Velocitus, che è un'arma che fa molto male, è un fucile da cecchino per Arcwing, o se vogliamo un arco per Arcwing, perché comunque deve caricare il colpo. E anche questa insomma è già a posto, quindi ve ne parlerò prossimamente. Corvus e Fluctus ancora devo finirle di droppare, ma mi pare che per la Fluctus mi manchi un pezzo solo. Per la Corvus forse anche uno o due, non ricordo, per cui comunque ci vorrà un po' più di tempo, ma dovrei riuscire a metterci le mani sopra. Andiamo a vedere, ultima cosa, le armi corpo a corpo. Dunque, la Centaur ho appena droppato l'ultimo pezzo, infatti vedete è un ranked, devo ancora exparla, però insomma è pronta, va soltanto expata, catalizzata e moddata. La Kazzas, gli ho dato priorità rispetto ai Knux perché l'ho trovata molto forte, quindi l'ho expata subito. Fa molto male. Devo dire che se la Centaur prima veniva considerata l'arma più forte corpo a corpo per le Arcwing, adesso che c'è la Kazzas, che è un po' difficile da pronunciare, non so esattamente quale sia la migliore, penso che si equivalgano abbastanza. Sapete che io non sono uno che sta tanto a vedere il pelo nell'uovo, insomma se fa 20 danni in più, 20 danni in meno, 100 danni in più, 100 danni in meno, non me ne frega niente. Credo però così a colpo d'occhio che sono molto simili in realtà danno. Probabilmente la Kazzas ha un danno base un po' più elevato rispetto alla Centaur, però ha una probabilità di critico minore, quindi la Centaur critta più facilmente rispetto alla Kazzas, ma crittano entrambe volendo. Poi ci sono i Knux, che sono i pugni di Tyrregor, che appunto vedete sto expando, per cui non ci vorrà poi tantissimo anche per preparare questi qui. E poi ho la Veritux e la Prisma Veritux, che si può ottenere dal Void Trader. E vi dirò che
Le armi base comunque che riceviamo con la donata, quindi Veritux e Imperator, sono armi veramente buone. Sono veramente buone per iniziare, non sono armi da scartare, tipo, non so, quando iniziamo a giocare abbiamo il Breton e magari non ci piace tanto. In realtà queste armi qui per iniziare sono ottime. Se non avete voglia di droppare, se gli Arcwing non vi piacciono molto, ma volete ugualmente fare il nuovo raid, il nuovo boss, Veritux e Imperator sono armi secondo me veramente ottime. Onorix e Ratbone invece sono in alto mare, penso di avere veramente pochissimi pezzi, se forse non ho niente, forse solamente il blueprint, quindi ci vorrà veramente più tempo per queste due, però intanto insomma di materiale ne ho parecchio, per cui una decina di guide riuscirò a farvele avere, spero in un paio di settimane, però vedremo innanzitutto quanto tempo avrò a disposizione. Bene, vi ho fatto vedere bene o male come sono messo con le Arcwing, avete visto che gran parte delle cose le ho e mi spiace più che altro non avere la Elytron, più di tutto è quello che mi dispiace perché mi piacerebbe farvela vedere subito, invece ci vorrà purtroppo del tempo. Niente, ragazzi, il video è finito, era veramente solo una roba veloce per farvi capire a che punto sono, vi saluto, non vi faccio perdere altro tempo. Non sto neanche a chiedervi di mettere il like, cioè se vi piace fatelo, però non è che c'è niente da apprezzare insomma in questo video, niente di che, era solo un'informativa. Quindi vi saluto e vi lascio alle prossime guide, ogni due giorni cercherò di farvi avere una guida sulle Arcwing fino a che non avrò recensito tutto quello che ho, sperando poi di riuscire anche a craftare le cose che mi mancano. Quindi vi saluto e vi aspetto al prossimo video, ciao a tutti!